Francesca Michelin è gasata. Lo sono tutti, anche i giudici per l'ultima serata, quella più importante, la finalissima di X Factor, l'8 dicembre alle 21. 15 dal Mediolanum Forum di Assago su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8. Gasati ed emozionati proprio come i concorrenti rimasti in quattro a contendersi la vittoria finale, Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea. Saranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l'ambitissimo Mediolanum Forum di Assago, per l'ultimo scontro di questa edizione, che avverrà. Ci sono emozioni, tanta emotività, racconta Francesca Michelin, proverò a godermi questa finale come fosse una festa. Annunciare il vincitore mi gasa parecchio. Tanti ospiti, qualcuno ha annunciato Pinguini Tattici Nucleari e i Medusa, altri no. Ci saranno poi i duetti di Francesca con tutti i concorrenti. Ci saranno i giudici che si esibiranno, Ambra non sembrava molto convinta, io sono la parte intellettuale. C'è al centro la musica. Come sempre, e alla musica Francesca vuole tornare a farla dal vivo. Per questo dice, direbbe, di no a Sanremo, alla possibilità di salire sul palco del Teatro Ariston con co-conduttrice al fianco di Amadeus se mai il direttore artistico le chiedesse di accompagnarlo. L'esperienza come conduttrice di X Factor è stata bellissima, spiega lei, che il talent lo vinse nel 2011, ma se non sono lì come concorrente è perché ho una vita sola e sarei morta a fare anche quello. Ho un tour che devo preparare proprio in quei giorni. Adesso vorrei concentrarmi sul mio disco, sul mio tour, fare musica. Ecco, conclude, vorrei mettere la musica al primo posto. Chi invece andrà a Sanremo sarà Fedez, ma solo per accompagnare sua moglie Chiara Ferragni, ma a far che cosa a Sanremo? Ci andrò per mia moglie. Poi basta. Ma da come ne ha parlato sembra che su quel palco a esibirsi alla fine Federico ci possa salire per davvero. Di sicuro Fedez il prossimo anno sarà ancora giudice di X Factor. Lo sarà anche se il programma dovesse tornare sulla Rai come ormai si vocifera da tempo, in questa edizione sono tornato a respirare l'aria che si respirava 4 anni fa. Un'aria che non c'era da un po'. I numeri per me ci danno ragione. E quindi nel caso io ci sono nel caso. Un'edizione speciale che non ha risparmiato tensioni come quelle vissute nell'ultima puntata tra Fedez e R-Comi, questo programma è incredibile e ogni anno ci casco. Avevo deciso di fare un passo indietro. Ma non ce l'ho fatta, ci sono cascato con tutti i due piedi. Con R-Comi c'è un rapporto sincero, ci mandiamo a quel paese, poi ci chiudiamo in camerino e piangendo gli chiedo scusa. Quello che è success la scorsa puntata è tutto vero. Fin troppo vero, aggiunge R-Comi parlando di come X Factor racconti la musica, le emozioni e la passione che ogni giudice ci mette. La finale del talent per Fedez sarà l'occasione per presentare il suo ultimo singolo, Crisi di Stato, sulla cui cover è ritratto a torso nudo senza tatuaggi e solo la cicatrice dall'intervento subito a marzo. L'idea era di mettersi a nudo, dice, per me è stato un anno pieno di sorprese, belle e brutte, e la copertina solo con la mia cicatrice, che è un po' il best of del mio anno, era semplicemente un modo per chiudere un cerchio di un 2022 che ha avuto tanti alti e tanti bassi, ma che nel complesso, visto che sono ancora qua, direi buono.